a tutti ragazzi, bentornati qui su Apple Days. Oggi andremo a vedere una funzione chiamata Markup su Mail. Nella video recensione di Yosemite Beta non siamo riusciti a farlo funzionare perché non avevamo esattamente ben compreso il funzionamento, ma adesso lavorandoci un po' su abbiamo capito che alla fin fine è molto semplice e intuitiva proprio come funziona con l'intero mondo Apple. Quindi se noi adesso andiamo a cercare un'immagine, in questo caso parliamo di Yosemite, è giusto cercare un'immagine su Yosemite a questo punto, no? Allora, prendiamo magari una bella immagine come questa, appunto, prendiamo questa, visualizza immagine. Ecco qua, adesso ci interessa avere un pannello con un'immagine intera, no? Da Safari. Possiamo anche prendere un'immagine normale e mandarla via email, però appunto per far rendere meglio alla presentazione di Yosemite. Abbastanza pesantuccia. Ovviamente siamo in beta, questa è la beta 5 di OS X 10.10, infatti si vede che va tutto quanto un po' impugnato in questo momento. Come vedete, dai che ce la stiamo facendo. Qua abbiamo l'immagine, in effetti è molto grande. Sì, questa è la beta, come vedete. 14 A34 A314H, quindi la beta 5, quindi allora, questa boh, è l'immagine, no? Adesso noi vogliamo inviarla per email. Quindi invia questa pagina per email. No, scusate, ho sbagliato. Tasto destro. Invia questa immagine dovremmo fare. Pagina web, PDF. Ecco qua, abbiamo il PDF dell'immagine, no? Dimensioni reali. Come vedete, adesso, appena mettiamo il mouse sopra l'immagine, compare qua in alto a destra questa linguetta, qua, questo quadratino qui. Clicchiamo su Evidenzia. E come vedete, si avvia la versione di Markup, quella chiamata dentro Mail, che praticamente ci consentirà, ora appena aprirà praticamente l'intera immagine, che abbiamo scelto un'immagine un po' troppo grande, 6000x3916 pixel, in effetti è un po' troppo esagerato. Ecco, noi ora potremo disegnare sopra, potremo praticamente fare quello che vogliamo. Possiamo anche andare a zoomare qualcosa che ci interessa, tipo non so, la cima di questo monte, andarla a zoomare un po', ingrandire lo zoom. Possiamo appunto anche inserire dei testi. Ecco, andiamo a inserirlo magari qui dentro. Testo. Ecco, lo mettiamo qui e andiamo a scrivere prova markup. Ecco qua. Quindi dopo noi potremo tranquillamente prendere il file che abbiamo modificato e inviarlo via email
a chi vogliamo praticamente, tutto lì, lo prendiamo, lo inviamo, poi siccome è grande potremmo, vabbè 18 mega, potremmo sfruttare dopo Maildrop che praticamente questa immagine qua andrà mandata via sui cloud, dopo chi riceverà questa email qua, col link che si troverà dell'allegato, scaricherà dal cloud direttamente il file originale. Tutto lì. Sfruttiamo la possibilità di salvare questa immagine perché è bella. Ok. E questo è praticamente markup. Per quanto riguarda l'invio appunto di moduli PDF, di poter compilare appunto dei PDF al volo, noi in questo caso abbiamo un file PDF, no? Ne possiamo salvare l'allegato in download, creare una nuova email, prendere l'allegato, eccolo qua, e con la funzione markup, se l'abbiamo premuto su, eccola qua, la funzione appunto markup, quindi in questo caso ci viene scritto sulla beta 5 evidenzia, ma in realtà dovrebbe chiamarsi markup. Vediamo se funziona. Dovrebbe funzionare, dobbiamo poter compilare il modulo dentro questo PDF qua. Anche se in realtà a quanto pare non funziona. Niente, non ci lascia compilare il PDF in questo caso. Eccolo qua. Dopo tanti clic ci abbiamo fatto. Si è aperta la finestra in anteprima. Possiamo a questo punto cliccare sul testo. Come vedete, sono comparse queste, li cancelliamo. Questo lo mettiamo qui e possiamo andare a compilare il sottoscritto Davide. Magari il font è troppo grande, andiamo a impicciolirlo un po'. Ecco. E compiliamo tutto quanto, no? E come vedete, ora ogni volta che clicchiamo in un campo, automaticamente, come vedete, comparirà il coso. In più potremo anche inserire le nostre firme ecco qua, noi abbiamo questa firma qua che abbiamo scansionato con la telecamera e potremo tranquillamente rimpicciolirla e se ci ha lasciato trascinare eccola qua, inserire lì. Dopo potremo appunto inviare il file, appunto sottoscritto Davide, con la firma e tutto al nostro destinatario, tutto lì. Quindi questo è markup, potremo appunto fare le cose al volo senza passare per anteprima, perché per fare la stessa cosa che abbiamo fatto adesso, ovviamente trascurando il discorso che siamo in beta, quindi vari lag, vari malfunzionamenti sono normali. E boh, chiudiamo questa email qua. Avremmo dovuto, ad esempio, abbiamo salvato l'immagine. Avremmo dovuto aprire l'immagine e dopo appena andarla a come vedete, c'è anche qua la valigetta del punto di markup, andarla a modificare e dopo appena salvarla e inviarla via email. Stessa cosa per il modulo PDF. Avremmo dovuto cominciare a modificare con il testo e tutto, metterlo lì, ecco così,
Davide, e poi cominciare, come vedete, compilare il modulo, inserire la firma. Sì, appena dopo salvarlo, inviarlo via email. Non so se è anche salvato in automatico questo documento, ma vabbè, quello è un dettaglio. E basta. Quindi, questo è markup su iOS, sì, scusate, su OS X Yosemite. Bene, ragazzi, al prossimo video e un saluto. Ciao!